Stato quotidiano, siamo a spiaggia Castello Manfredonia, fine maggio, dunque con Alessandro Salinari, assessore allo sport del Comune di Manfredonia. Sono in corso i campionati mondiali studenteschi di beach volley, ragazzi di diverse nazioni, giovani ospiti. Che atmosfera si respira qui a Manfredonia? L'atmosfera è quella di un mondiale, di gioia, di festa, di condivisione non soltanto dell'evento sportivo, ma di una condivisione che va al di là di quelli che possono essere i giochi di per sé. C'è un interscambio culturale, ci sono una serie di momenti di gioia, una serie di momenti di sport, una serie di momenti di divertimento puro. Abbiamo coinvolto le scolaresche, abbiamo coinvolto tutto il mondo studentesco, ma non soltanto, la città parte. Poi questo sfondo del nostro castello è uno sfondo bellissimo, è una cartolina vivente, la location è stata a mio parere più che azzeccata e anche abbastanza condivisa da tutti quanti i partner, che io ricordo sono MIUR, FIPAV, c'è il Parco del Gargano, l'Aeronautica Militare, ovviamente il Comune di Manfredonia che ha messo del suo e anche di più, non solo dal punto di vista organizzativo strutturale ma anche dal punto di vista finanziario. Siamo intervenuti, spero di non dimenticare altri partner, perché i momenti sono tali e tanti che spesso dimentico qualcosa. Volevo ringraziare tutta la città e voglio invitare tutti i cittadini a continuare a seguirci, a venire sulle nostre spiagge, a venire qui in spiaggia Castello per cercare di capire quanto è bello lo sport, quanto è bello stare. A proposito di sport, diciamo, la cosa più bella che è stata registrata in questi giorni nei forum, fra la gente, in città, dappertutto, è proprio la necessità di un evento del genere a Manfredonia. Se ne sentiva la necessità e si vede la risposta che ha dato la città. L'impostazione politica è questa: lo sport veicola il turismo. È questa la mia filosofia e questa sarà la filosofia anche dell'amministrazione comunale. L'intendimento è cercare di coadiuvarsi tra i vari settori, cultura, sport, ora anche con la neonata agenzia del turismo, per veicolare attraverso i vari segmenti il turismo, per tentare di attrarre. Per il futuro c'è possibilità di un altro campionato mondiale, di diversa disciplina sportiva oppure una nuova edizione? Cosa ci aspetta per il futuro allora di questo passo? Non voglio svelare carte segrete, ma ci candideremo, proporremo una nuova candidatura, vedremo dove. Benissimo, d'accordo. Allora, ringraziando Alessandro Salinari, assessore allo sport del Comune di Manfredonia, per i campionati mondiali di beach volley studentesche, 26 a 2 maggio a 2 giugno. Buongiorno al Segno di Stato, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Stato quotidiano, siamo sempre nella spiaggia Castello con Andrea Delpin, presidente dell'ISF, dunque siamo per i campionati mondiali studenteschi di beach volley. Parliamo di questa organizzazione, di questo evento. Beh, è un evento che per quanto riguarda la Federazione Internazionale è molto importante, perché è uno sport che è ancora sotto l'egida, il che significa che non è ancora uno sport ufficiale. Se però questo evento avrà successo, come sembra che lo stia avendo, sarà quasi sicuramente incluso fra la lista ufficiale degli sport. Questo vuol dire che dalla prossima edizione tutti i paesi metteranno in agenda questa attività. Quindi confidiamo davvero che il comitato organizzatore locale, la cittadinanza di Manfredonia, il sindaco, il ministero locale continuino a darci questo contributo, che per il momento sarà un'esperienza indimenticabile per i nostri ospiti stranieri. Perché si è svolta a Manfredonia quest'anno? Come siamo riusciti a portarla a Manfredonia? Perché 2 anni fa, durante i mondiali di beach volley in Porto Rico, c'erano delle delegazioni italiane che giocavano e un dirigente federale della Puglia era lì presente e all'epoca si propose per organizzarlo, però si propose anche la Spagna. Solo che all'ultimo la Spagna, per le difficoltà della crisi europea economica, si è tirata indietro e noi immediatamente abbiamo approfittato e abbiamo incluso, seppure pochi mesi fa, abbiamo incluso Manfredonia come sede dei mondiali. La fotografia, e con questa concludiamo, la fotografia più bella di questi campionati mondiali studenteschi?
Ma secondo me la cerimonia d'apertura è stata una cerimonia per i ragazzi e con i ragazzi. Sembra una banalità questa affermazione, ma in realtà l'ISF si preoccupa molto di più degli aspetti di socializzazione culturali che non dell'aspetto agonistico, pur garantendo atleti di eccellenza. Ecco, non succede in nessun'altra federazione internazionale che si dia così tanto spazio agli aspetti culturali e della socializzazione fra i popoli. Ringraziando Andrea Del Pin, la ISF qui da Manfredonia, buongiorno all'Assemblea di Stato, grazie.